Il crocifisso dalle scuole non va tolto. Ebbene, secondo me il crocifisso non deve essere tolto dalle aule, quindi dalle classi delle scuole d'Italia, quindi le scuole italiane. Io sono dell'idea che, diciamo così, le nostre scuole siano luoghi pubblici come effettivamente sono e sono luoghi in cui bisogna che il crocifisso venga tenuto. Perché? Perché noi siamo una nazione, diciamo così, cristiano-cattolica. La nostra dottrina, la dottrina cristiano-cattolica che la maggior parte delle persone ovviamente hanno, appartengono a questa religione, vuole per l'appunto questo. Chiaramente ci sono però anche persone che stanno in una classe e appartengono a altre religioni, come per esempio all'islamismo, oppure al buddismo, oppure ancora, diciamo così, all'ebraismo. È vero, però ne viene che un'altra, diciamo così, etnia, un'altra razza, chiamatela come caspita volete, se viene in Italia, secondo me, deve, tra virgolette, sottostare a quello che vede, a quello che trova. Può anche andare contro a quello che vede, sicuramente ciò può avvenire, però rimane un discorso che la persona, il ragazzo, la ragazza, il bambino o la bambina fanno a se stessi, oppure i genitori fanno appunto a se stessi, senza che ci siano eventuali diversità per quanto riguarda il crocifisso che deve essere messo e deve essere tenuto, secondo la mia opinione personale, all'interno delle aule scolastiche. E quindi dico, e quindi qui lo dico e qui non lo nego, che è secondo me indispensabile che le chiamiamole tradizioni cristiano-cattoliche rimangano e soprattutto vengano tutelate, garantite e rispettate. Ci può stare che un'altra persona, ragazzo, una ragazza, un bambino, una bambina, oppure i genitori del bambino o della bambina non accettino il crocifisso e quindi non condividano la scelta di metterlo, però devono, diciamo così, rimanere tranquilli e sereni. Disapprezzano, quindi non trovano giusto il crocifisso, bene, ma l'importante è che non venga tolto, perché in questo modo qua, secondo me, si va a snaturare l'ambiente scolastico. Gli ambienti scolastici sono ambienti pubblici, quindi aperti a tutti, chiunque, grande, piccolo, può entrare in una scuola se non vado errato. E nell'ambito scolastico bisogna che ci sia la possibilità di rendersi conto che appunto il Cristo, Gesù, deve rimanere lì dove sta, non deve essere tolto perché, ripeto ancora un'altra volta, per l'ennesima volta, che si va altrimenti, secondo la mia opinione, a snaturare l'ambiente chiamato scuola. L'ambiente chiamato scuola è un luogo pubblico, ripeto, appartiene al Ministero dell'Istruzione, appartiene allo Stato, qualsiasi scuola. Quindi perché bisogna andare a snaturare, a ribaltare quella che è la scuola italiana, portando la scuola italiana a diventare non più il modello, non più, diciamo così, l'ambiente principe per eccellenza, ma in questo modo qua, togliendo il crocifisso dalle scuole, si fa sì che l'ambiente scolastico, la scuola, che è il luogo per eccellenza dell'istruzione, diventi il luogo, tra virgolette, della perdizione. È vero, qualcuno potrebbe dirmi: ma che c'entra? Non c'entra nulla che tu, quello che stai dicendo, sia il fatto che secondo te, se una persona va a togliere il crocifisso, diventerebbe il luogo della perdizione. Secondo me invece in parte è così. Perché? Punto interrogativo. Perché una persona, non avendo, tra virgolette, la visione, tra virgolette, del crocifisso, potrebbe pensare erroneamente che la scuola è il luogo dell'anarchia. Ma in realtà il luogo dell'anarchia non può essere considerato, non può essere classificato la scuola, perché la scuola è invece il luogo di istruzione e di formazione delle persone. Chi va a scuola oggi diventa di fatto il cittadino di domani.
Nell'ambiente scolastico bisogna ricordarsi che ci sono tante materie. Se una persona non può e non vuole fare la religione cattolica, può tranquillamente evitare di farla, basta dirlo, basta comunicarlo nella sede dell'iscrizione a scuola ed ecco che l'allievo, l'allieva non seguono l'ora di religione che viene considerata come un'ora persa, ma in quell'ora là escono dalla classe i ragazzi o le ragazze che non fanno religione e svolgono attività extra, quindi attività che sono ubicate al di fuori della classe, oppure addirittura, credo, cioè al di fuori della classe, ecco, punto, questo è quello che voglio dire. Bene. Spero, auspico di essere stato chiaro con voi, per quel che mi riguarda è tutto. Questa chiaramente è la mia personale, semplice ed umile opinione perché l'ho espressa, perché mi piace esprimerla e soprattutto divulgarla a chi ha la possibilità di ascoltare quello che vado dicendo. Io non sono un portatore, come dico sempre, di verità indissolubili, totali, complete. Mi definisco un semplice ed umile portatore di verità soggettive, ma auspico pienamente condivisibili, quindi che dai più possono eventualmente essere condivise, accettate e perché no anche divulgate. Bene, se ti trovi d'accordo con il mio pensiero, metti un mi piace a questo video perché mi piace che qualcuno possa eventualmente rispettare, apprezzare e, tra virgolette, trovarsi diciamo così, in piena sinergia mentale con i miei discorsi. Se invece non ti è piaciuto, non preoccuparti, non farti problemi, metti tranquillamente un dislike, un non mi piace, perché per me non è un problema. Quel che conta per me è altro. Quel che conta per me sono i fatti, non le parole, non un mi piace, non un dislike, perché il dislike lascia il tempo che trova. Poi bisogna anche vedere chi è che ha messo il dislike. Certo, se è una capra è chiaro che non ha grande valore, secondo la mia opinione. Se invece è una persona che ha studiato, una persona che ha una certa cultura, una persona che ha un certo ego, una certa personalità, allora lì in quel caso lì il suo dislike ha un valore profondo, assume un valore profondo. Ma purtroppo su YouTube non si può sapere chi mette il dislike, altrimenti già io avrei capito più o meno chi è che va a, tra virgolette, divertirsi a mettere i non mi piace ai video che va incontrando. E ci sono molte persone che, senza nemmeno guardare, senza nemmeno ascoltare il video che una persona pubblica, appena lo mettono subito il dislike e poi se ne vanno facendo una figura barbina triste e molto, molto, molto ridicola, ecco. Niente, questo è quanto dunque, io ripeto, questo è il mio parere, questa è la mia opinione, il mio giudizio è questo, non togliamo il crocifisso dalle scuole. Se vogliamo che una persona che viene qui in Italia stia qui in Italia, la persona che viene qui in Italia deve rispettare quelle che sono le tradizioni, quella che è la religione cattolica. Se non sta bene a quella persona la religione cattolica, ricordo a tutti che è possibile evitare che svolga l'ora di religione. Io avevo persone nella scuola elementare, ma anche media, ma anche superiore, che non facevano religione. Quindi, quando c'era la classica ora di religione, andavano via dall'aula scolastica, tra virgolette, emigravano. E quindi dico, e qui lo dico e qui non lo nego, se una persona non vuole, non apprezza, tra virgolette, il Cristo, il Gesù che si è fatto uomo, che si è fatto, diciamo così, sacrificare per volontà divina e per salvare l'umanità intera, allora una persona, un bambino, oppure i genitori che fanno le veci del bambino o della bambina, mettono al momento dell'iscrizione: no, non voglio che mio figlio o mia figlia facciano la religione a scuola, quindi l'ora di religione la saltano. Ecco, questo è un comportamento più giusto, più probo e soprattutto più corretto verso chi svolge religione e verso chi soprattutto apprezza il credo cattolico religioso e soprattutto vuole che ci sia questo crocifisso. Quindi ripeto, io dico sì,
al crocifisso nella scuola italiana, qualsiasi essa sia, dicono no al pregiudizio, dicono no a chi si permette di insultare Gesù, chi si permette di insultare Dio, perché alla fine, se una persona viene da un altro paese ed è appartenente ad un'altra etnia, deve, diciamo così, rispettare le leggi che trova in Italia, senza farsi, diciamo così, senza lasciarsi andare, e soprattutto aspettando e rispettando quello che Dio va predicando. Bene, questo è il mio parere, ripeto, un saluto, iscrivetevi e al prossimo video da Leandro, alias Conoscitore Italiano.